nostra sede storica, il nostro club è stato fondato nel 1970, quindi ci sono sia fotografie degli anni 70 di tutto il periodo, con i ricordi ovviamente più importanti, più significativi, che parlano di un Siena in Serie A, stabilmente in Serie A, però anche gli anni della Serie C. Watch you smile while you are sleeping. While you're far away dreaming, I could spend my life in this. Si intreccia anche il passato in questo club. Passato importante, è stato rappresentato da Antonio Conte. Da Siena partì l'avventura di Antonio Conte, che adesso è l'allenatore del Chelsea, però si è formato, si è fatto tecnico proprio qui a Siena. Quanti ricordi? Ricordi bellissimi, perché poi io personalmente, ma anche il mio club, ha un rapporto eccezionale con Antonio. Da qui, pur avendo un altro anno di contratto, gli è stato permesso di andare ad allenare la Juventus, che dopo tre scudetti, la nazionale, tutta la trafila, ovviamente non è che certamente qui bisogna stare a fare la carriera di Conte, però. E quello che fa più piacere è che anche Conte sia rimasto attaccato a Siena, e spesso nei momenti liberi, anche ora che è a Londra, capita di trovarlo a giro per Siena. Le grandi sfide, le grandi partite del Siena in A, due immagini: l'Inter, qui a Siena vinse uno scudetto, e la Fiorentina, un derby che attendavate da tanto tempo, li avete sempre vinti per 1-0, però li avete vinti, anche questo fa parte del passato. Sì, avere vinto tre partite, tre derby con la Fiorentina, con i gol di Flo, Cargià e Maccarone, sono fra i ricordi più belli, senza però andare a dimenticare le grandi partite fatte col Milan, con la Juventus e i tantissimi grandi campioni che sono passati, che hanno vestito la maglia del Siena, cioè Maccarone, Chiesa, Locatelli, tantissimi insomma. Tra i giocatori che indubbiamente hanno rappresentato un pezzo di storia significativa del club, Enrico Chiesa, primo anno in A. Chiesa ed il norvegese Flo, gran bella coppia, però i gol di Enrico Chiesa sono serviti per centrare tante salvezze. Sì, le prime tre sicuramente, insomma, perché è sempre andato in doppia cifra, e quindi sono state un bottino importante per conquistare le prime tre salvezze insieme a ai compagni, che comunque erano giocatori importanti per una squadra neopromossa e che aveva come obiettivo la salvezza. C'è un altro Chiesa adesso che fa impazzire i tifosi della Fiorentina, il figlio Federico. Tu, Lorenzo, sei stato uno dei primi a conoscere, o sbaglio? Sì, perché Federico, quando Enrico giocava nel Siena, Federico faceva raccatapalle, stava sempre per stare vicino, si vedeva già da allora che aveva il calcio nel sangue e cercava di carpire tutti i segreti di suo padre, e anche ora si vede che in alcuni movimenti ricorda suo padre, anche se ha una forza fisica sicuramente superiore a quella che aveva Enrico, più tecnico ma molto più passato. Bella questa cosa, no? Che vi ritrovate qui prima delle partite, si mangia insieme, si vede Sport Italia, vi ringraziamo. Sport Italia certamente è un canale che ci piace, perché finalmente abbiamo un canale dove si parla solamente di sport per 24 ore. È bello vedere lo sport a 360 gradi, non solo calcio ma anche tante altre discipline, e questo ci fa piacere, perché quando ci ritroviamo qui la sera non parliamo soprattutto del Siena, però ecco, ci piace parlare anche di altre cose.